Ciao Fulmini, oggi vorrei parlare di lavoro, soprattutto sul come gestire il proprio curriculum, sia quando si è pre-transizione che quando si è in transizione, che sia dopo che si hanno ottenuto i documenti nuovi. Quindi questo argomento riguarda un po' tutti quanti, sia M2F che F2M, che non binari, tutti quanti. Premetto che questi sono consigli che vi do io e non è una prassi, non è un qualcosa che bisogna fare per forza, quindi potete effettivamente andare a fare quello che volete e se stavate facendo in un altro modo potete tranquillamente continuare così oppure vedere se riuscite meglio. Io, come dico io, eccetera, quello che volete. Secondo me, se si è pre-transizione su curriculum, conviene mettere il nome assegnato alla nascita e il sesso assegnato alla nascita. E quando si va a fare il colloquio, mantenere quelli senza spiegare nulla. Così si ha molta più possibilità di essere scelti e non si devono fare i vari casini. Se poi si è lì per lì per cominciare la terapia ormonale, una volta ottenuto il lavoro, si può andare a spiegare magari al proprio capo e vedere cosa fare. Però andare a spiegare prima non avrebbe senso perché, soprattutto se non si passa, si va a confondere soltanto le idee e secondo me questa cosa conviene anche se si è già sotto ormoni e non si riesce ancora a passare da CIS in modo comunque da ottenere il lavoro. Questo perché tantissime persone non vengono prese perché hanno i documenti incongruenti con il proprio aspetto, quindi andare a creare un'altra incongruenza al contrario sarebbe soltanto mettersi il bastone tra le ruote. Se si è invece sotto terapia ormonale e si passa, secondo me se si è F2M conviene mettere il nome maschile, se si è M2F il nome femminile e non parlare assolutamente della propria transizione con la persona che sta facendo il colloquio finché non si va effettivamente a firmare. Questo perché spesso capita che la persona con cui si sta parlando sia interessata a avervi lì a lavorare, però una volta fatto coming out decide di non avervi. Ad esempio una persona che conosco mi ha detto che una volta stava facendo un colloquio in un negozio di animali e la persona con cui stava parlando era molto interessata, era praticamente lì per lì per dirgli vieni anche domani a lavorare subito, soltanto che lui ha fatto coming out e gli ha detto ti faremo sapere o un qualcosa del genere, quindi il suo coming out è stato quello che ha fatto in modo che lui non venisse preso. Poi ovviamente una volta che avrebbe dovuto firmare il contratto avrebbe dovuto spiegare tutto quanto, però se si è lì per firmare è differente dal parlarne quando si sta soltanto facendo un colloquio iniziale. Molti siti vogliono il curriculum creato praticamente con i loro questionari invece che inserire il curriculum direttamente e magari chiedono anche il codice fiscale. Nel caso in cui chiedono il codice fiscale conviene mettere il nome femminile perché comunque non conviene andare a inventarsi un codice fiscale con il nome che si è scelto. Potrebbe essere un po' illegale e potrebbe anche essere visto come un fattore di bugia dal capo o qualcosa del genere. Quindi è meglio essere sinceri e non fare questi giochetti con i siti che ti creano i codici fiscali. Quindi nel caso in cui si debba fare il curriculum femminile, se si ha un nome neutro magari si può evitare, se si ha un nome iperfemminile, se la persona con cui si sta parlando fa qualche domanda magari rispondere, ma se non dice niente fare l'ugnorri, almeno io farei così. Quindi i consigli principali che do per le persone che non hanno ancora cambiato i documenti è mai spiegare prima di firmare un contratto, mai inventarsi un codice fiscale o qualche altro dato, ad esempio un F2M mai scrivere un curriculum al femminile e sottoscrivere che sei trans, o mai scrivere un curriculum al maschile e scrivere che sotto il nome è assegnato alla nascita, quindi quello sui documenti è differente da quello che hanno scritto sul curriculum, perché praticamente farebbe in modo che chi è transfobico scarterebbe subito la cosa. Quindi non lo so, se uno ha bisogno proprio di un lavoro sarebbe meglio di no. Un'altra cosa che consiglio è quello di cercare magari qualche azienda grande non italiana che ha delle politiche LGBT friendly, ad esempio IKEA oppure H&M. Se invece si hanno cambiato i documenti e si passa non c'è nessun problema, uno può fare il curriculum normalmente scrivendo il proprio nome nuovo e non dovendo spiegare niente al proprio capo, non dovendo spiegare nulla ai colleghi. Poi ovviamente se uno lo vuole fare lo può andare a fare, però non cambia nulla perché comunque i dati sono quelli, quindi non ce ne sarebbe assolutamente bisogno. Se invece si hanno cambiato i documenti e non si passa da CIS, capita spesso alle M2F che magari hanno iniziato la terapia un po' più in là, conviene fare un po' l'ognorri e incrociare le dita perché può capitare che si abbiano davanti persone transfobiche che scartano appena ti vedono, quindi
non lo so, i deficienti si trovano sempre, quindi bisogna fare molta attenzione a quello che si dice quando si sta cercando un lavoro. Potreste vedere se alcune associazioni nella vostra regione hanno dei programmi per fare in modo che le persone trans possano trovare lavoro più facilmente, andandole ad inserire all'interno di qualche azienda o qualche negozio LGBT friendly, e se ci sta conviene andare a vedere lì cosa si può andare a fare. Ad esempio io ho fatto soltanto l'insegnante di inglese, sorveglianza durante esami di inglese e volantinaggio, quindi non ho nulla di che, a parte liceo linguistico, solo lingue. Almeno per me trovare lavoro è molto difficile perché cercano gente con esperienza, io esperienza praticamente non ne ho, quindi se avete già tanta esperienza avete molta più chance di essere presi. Spero che questo video sia stato utile. Se avete dei suggerimenti in più, se avete delle esperienze di cui parlare, scrivetemelo nei commenti in modo che possiate aiutare anche gli altri, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!